Un posto al sole, spoiler altre Silvia intuisce che Giancarlo nasconde qualcosa. Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 27 febbraio al 3 marzo confermano il pessimo periodo di Silvia. La donna, infatti, oltre alle difficoltà economiche, dovrà fare i conti anche con Giancarlo che si rivelerà molto meno affidabile del previsto. Il ritorno di Luca De Santis risveglierà molti ricordi nei condomini di Palazzo Paladini. In particolare Giulia sarà molto colpita dal rientro dell'uomo. Nico, desideroso di ottenere giustizia per Susanna, attenderà con ansia l'esito del processo a carico di Lello Valsano. Intanto Roberto e Marina torneranno a Napoli e si mostreranno decisi ad affrontare tutte le tensioni sorte dopo la presenza di Lara al loro matrimonio. Sono giorni che si vocifera di un ritorno di fiamma tra Silvia, Luisa Amatucci, e Michele, Alberto Rossi. La sensazione è che la loro riunione possa avvenire in occasione della morte di Teresina. A ostacolare questa relazione è però il fatto che la proprietaria del vulcano abbia un compagno con cui si trova bene. Sin dalla sua prima apparizione gli spettatori non si sono mai fidati del bancario, convinti che potesse nascondere un lato oscuro. A conti fatti però Giancarlo, finora, si è sempre mostrato gentile e premuroso. Ma nelle prossime puntate questa situazione cambierà radicalmente. Le anticipazioni rivelano infatti che Giancarlo non si mostrerà affidabile come era sembrato finora. Al momento non viene aggiunto altro, quindi resta ancora da capire che cosa farà esattamente l'uomo. Nelle prossime puntate di Un posto al sole, verrà finalmente svelato l'esito del processo a carico di Lello Valsano, Gianluca Pugliese. Diversi personaggi li aspetteranno, con trepidante attesa, la sentenza. In particolare Nico, Luca Turco, sarà molto preoccupato dall'idea che Susanna, Agnese Lorenzini, possa non ottenere la giustizia che merita. Luca De Santis, Luigi Di Fiore, dopo essere rientrato a sorpresa a Napoli avrà modo di confrontarsi con gli altri condomini. In particolare nella mente di Giulia, Marina Tagliaferri, che ha avuto diversi trascorsi col dottore, riaffioriranno subito dei vecchi ricordi. Nel frattempo Roberto, Riccardo Polizzi Carbonelli, e Marina, Nina Soldano, faranno ritorno a Napoli. È facile ipotizzare che i due siano stati in un breve viaggio di nozze, anche se il loro umore non sarà alle stelle. La presenza di Lara, Chiara Conti, al loro matrimonio, turberà infatti la coppia i due. Una volta rientrati a casa, dovranno affrontare tutte le tensioni scaturite dal ritorno di Martinelli con il suo bambino. Giantă și pleacă, grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.